Ciao a tutti e benvenuti sul canale Missione Vino. Io sono Giuseppe e oggi vi parlerò della vite. Gli argomenti che tratteremo in questo video coprono tutte le informazioni, o quasi comunque le informazioni più importanti, presenti nel primo capitolo del libro Il mondo del sommelier. È il libro utilizzato durante il corso di primo livello AIS, è in dotazione a tutti i partecipanti, quindi se avete in passato frequentato un corso AIS sicuramente conoscete il libro, sapete di cosa sto parlando. Se non hai mai partecipato a un corso, in descrizione troverai comunque il link per l'acquisto che ti consiglio perché penso sia un libro, soprattutto il primo volume, un libro ben fatto, molto semplice e che permette un approfondimento su degli argomenti molto interessanti. Se è la prima volta che vedi un mio video, ti invito ad iscriverti al canale. È semplicissimo, basta cliccare sull'icona nell'angolo in basso a destra. Di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo dicevo, il primo capitolo del libro Il mondo del sommelier, tratta i seguenti temi: la vite seminifera, la nascita del vigneto, il ciclo della vite, parliamo del ciclo vitale e del ciclo annuale, dopo vedremo qual è la differenza, la maturazione dell'uva, quando l'uva matura, come matura, qual è il momento adatto per appunto che porta a maturazione l'uva, quindi il momento adatto per la raccolta, e quali sono un accenno a quali sono i problemi della vite. Quindi partiamo dal primo punto, la vite seminifera. Intanto cerchiamo di capire cos'è effettivamente la vite seminifera e perché parliamo di vite seminifera. In realtà inizialmente il mondo era popolato principalmente da viti selvatiche, chiamate appunto Vitis silvestris. Quindi, circa 60 milioni di anni fa, la Vitis silvestris popolava interamente il mondo, la Terra. La Vitis silvestris era diffusa quindi in moltissime zone, ma la glaciazione ne ha ridotto l'estensione alle aree più calde, quindi è rimasta nelle aree del bacino del Mediterraneo e nell'Asia Minore. Il successivo riscaldamento ha reso possibile la crescita anche in aree un po' più fredde, in aree più settentrionali. Quindi il primo vero ostacolo della vite è stata la glaciazione. Successivamente poi la Vitis silvestris, tramite ovviamente delle variazioni genetiche, si è trasformata, diciamo così, in quella che attualmente chiamiamo Vitis vinifera, che è l'attuale vite da vino, chiamata anche vite europea, per differenziarla dalle viti americane, che invece sono delle vitis lambrusche, come vedremo in altri video, ed è comparsa solamente 1 milione di anni fa. Oltre alla glaciazione, quindi oltre al freddo, gli altri nemici della vite sono stati soprattutto i parassiti. Parassiti di tipo fungino, ad esempio lo oidio, o parassiti di tipo insetti parassiti appartenenti ad esempio alla famiglia degli afidi, come nel caso della fillossera. Quindi nel primo caso l'oidio, parliamo del XIX secolo, è un fungo parassita. È un fungo parassita chiamato anche muffa bianca, nebbia o mal bianco. Quindi è una malattia della vite che distrusse nel XIX secolo il vigneto francese, lo ridusse quasi del 90%, quindi una distruzione quasi completa. Superato questo problema, in realtà arrivò un secondo problema, se possiamo dire ancora più importante del primo, la fillossera. Nel caso della fillossera, quindi siamo più alla metà del XIX secolo, è un insetto parassita, quindi a differenza del primo che è un fungo, in questo caso la fillossera è proprio un animale, quindi un insetto, un piccolo parassita della famiglia degli afidi, è di origine americana. Fu scoperta per la prima volta, o meglio identificata per la prima volta in Francia nel 1863, è un'afide che si nutre sia delle foglie ma soprattutto delle radici, si nutre dei succhi della vite e porta a morte la pianta. Distrusse nella prima metà del XVIII secolo circa l'85% del vigneto europeo. Cominciò appunto dalla Francia e poi pian piano dal nord Italia è sceso giù fino al sud Italia, distruggendo l'85% del vigneto europeo. Solo dopo 2 decenni, quindi stiamo parlando quasi della fine del XIX secolo, è stata trovata più che una cura, una soluzione.
realtà ancora oggi la filossera è presente, però questa la soluzione trovata alla fine dell'Ottocento è ancora oggi utilizzata. Come vi dicevo, la filossera arrivava dagli Stati Uniti, probabilmente attraverso l'importazione di viti americano, comunque di materiale vegetale, biologico americano, arrivò in Francia. E dalla Francia, appunto, si è poi spostata in tutta Europa. La cosa strana è che, mentre in Europa distruggeva totalmente la pianta di vite, in America questo problema non c'era. Quindi le viti americane, la Vitis lambrusca, quindi una varietà differente, era resistente, era ed è ancora oggi resistente alla fillossera. Questo vuol dire che le radici di questo tipo di vite presentano dei meccanismi, geneticamente presentano dei meccanismi di resistenza alla fillossera, quindi nel corso degli anni si sono adattati a questo insetto. Di conseguenza si è pensato di utilizzare come portainnesto, quindi come apparato radicale della Vitis lambrusca, e successivamente innestarlo con la vite. La vite vinifera, quindi con la vite europea. Quindi ancora oggi in Europa, nella maggior parte dei casi, diciamo nel mondo più che in Europa, abbiamo sempre delle viti innestate, quindi con un portainnesto di origine americana e innestate con delle vitis vinifera, chiaramente poi di varietà differenti. Ancora oggi questa è la soluzione più efficace per combattere i problemi della fillossera. Come nasce un vigneto? Un vigneto può nascere in diversi modi. Intanto, prima vediamo co come cresce la vite, perché la vite è una pianta che può raggiungere con le radici una profondità importante. Le radici riescono a scendere fino a 5-6 metri di profondità. Ma allo stesso tempo la vite può anche arrampicarsi, infatti in realtà è una pianta rampicante e se non viene potata, quindi se non viene potata annualmente si arrampica talmente tanto che può raggiungere anche i 15 metri di altezza. La foto che vedete in questa slide è una foto di alcuni è una foto di alcuni vitigni di Asprigno di Aversa. Nell'Asprinio, appunto, è un vitigno coltivato in Campania, nelle zone di Aversa, in cui le viti vengono lasciate crescere in altezza e vengono cosiddette maritate con degli alberi, cioè gli alberi di pioppo. Il pioppo in realtà serve come supporto per le viti. Le viti si arrampicano sull'albero e crescono fino a 15 metri di altezza. E come vedete, la raccolta sicuramente non è per niente semplice, però questo fa capire come la pianta, la vite, sia una pianta rampicante che se non potata può raggiungere altezze importanti. Allo stesso modo l'apparato radicale può scendere fino a 5-6 metri di profondità per ricercare acqua e sostanze nutritive necessarie alla vite. Come nasce un vigneto? Come in pratica si riproduce? La riproduzione di nuovi viti può avvenire attraverso tre diversi metodi, in realtà i più importanti, come vedremo, sono due, meglio ancora, il più importante in assoluto è uno, l'innesto. I tre metodi comunque sono il vinacciolo, cioè l'utilizzo del seme. Diciamo, oggi non è utilizzato perché porterebbe alla formazione di viti troppo diverse tra di loro, con caratteri sensibilmente differenti dalla pianta madre. Questo è vero. Può portare un arricchimento del vigneto perché magari vengono fuori delle viti con delle caratteristiche interessanti, però allo stesso modo è talmente complesso e le viti possono essere talmente tanto diverse tra di loro che non è un metodo oggi molto utilizzato. L'altro metodo che si utilizza è la talea e l'innesto. Vediamo entrambi i metodi nelle prossime slide perché sono comunque due metodi interessanti, soprattutto dicevo l'ultimo. Cosa intendiamo per talea? La talea altro non è che un rametto di una vite che contiene almeno due gemme che viene preso e piantato nel terreno in posizione verticale. Questo svilupperà nella parte inferiore delle radici e nella parte superiore invece il germoglio che produrrà quello che viene definito la barbatella. Ora, questa barbatella in realtà viene anche chiamata vite o barbatella a piede franco. Perché?
Perché non presenta non presenta un porto innesto americano, come dicevamo poc'anzi. Quindi è molto interessante perché presenta delle indiscutibili qualità, ma ha un problema molto serio, che è la non resistenza alla fillossera, perché le radici appunto sono di Vitis vinifera, anche in questo caso, e verrebbero quasi in tutti i territori attaccati facilmente dalla fillossera. Quindi quello che si utilizza ancora oggi come metodo per far nascere un vigneto è il metodo dell'innesto. Semplicemente l'innesto non è che l'unione di due rametti di cui uno ha almeno una gemma. Possono essere utilizzati tecniche di innesto differenti. Le più importanti sono quella a doppio spacco inglese, chiamato anche Omega, o quello alla maiorchina. Beh, perché questo tipo di tecnica viene molto utilizzata ed è molto più sicura? Semplicemente perché viene innestato, innesto significa unione di due pezzi di tralcio, e viene innestata vite europea su un portennesto, come dicevo, le radici di origine americana. Quindi questo dà vita a degli ibridi euro-americani che, come abbiamo visto poc'anzi, sono resistenti alla fillossera. I due metodi per innestare sono i più importanti, almeno il doppio spacco inglese, che viene più utilizzato nelle regioni centro-settentrionali, si effettua nel vivaio, quindi viene realizzato al tavolo e semplicemente è creato un innesto. Quindi la parte radicale viene innestata direttamente con la parte apicale di Vitis vinifera. Questo viene poi fatto crescere nel vivaio e successivamente viene piantato nel terreno. L'altro metodo, che invece è più utilizzato nelle regioni meridionali e nelle isole, viene chiamata la maiorchina. In questo caso cosa si fa? Si prende il portennesto, quindi le radici di origine americana, si vanno a mettere nel terreno e successivamente, quindi a gennaio, nei mesi di settembre dell'anno precedente, e successivamente gennaio-febbraio dell'anno successivo, invece viene fatto su questo portennesto un innesto di una vite europea. Si preleva una piccola gemma che viene inserita in una piccola nicchia praticata nel portennesto. In questo modo la pianta è quindi innestata e da questo momento comincerà la sua vita, il suo ciclo vitale. Parlando appunto di ciclo vitale, la vite ha un ciclo vitale particolare, comunque molto simile anche a quello umano, perché inizialmente risulta essere improduttiva. I primi 1, 2, diciamo massimo 3 anni la vite è totalmente improduttiva, infatti la vite si radica, si stabilisce nel terreno, le radici crescono e cominciano a formarsi i primi rami. In alcuni casi viene praticata l'irrigazione in questi primi anni perché può dare un supporto sicuramente alla vite, visto che alla piccola vite, visto che le radici non sono scese in profondità. Però dopo questo periodo spesso molti disciplinari italiani lo vietano, l'irrigazione non è più consentita. È anche vero che probabilmente con il cambiamento climatico, quindi l'aumento delle temperature, soprattutto estive, probabilmente bisognerà riscrivere e modificare alcuni disciplinari, perché in molte zone l'irrigazione di soccorso comincia a diventare qualcosa di molto importante. Poi abbiamo altri 2 anni, quindi il quarto e il quinto anno, in cui si ha una produttività crescente, e infine c'è la fascia che va dai 5 ai 25 anni, o perlomeno una fascia di circa 20-25 anni, in cui si ha una produzione ottimale e costante, quindi sia qualitativamente che quantitativamente una buona produzione di uve. Col tempo, solitamente dopo i 30 anni, la vite comincia ad invecchiare. Le viti che hanno più di 25, diciamo più di 30 anni, vengono definite viti vecchie, perché producono meno grappoli. Tutto sommato questo non è sempre un problema, anzi la produzione di meno grappoli significa
produrre meno uva, quindi significa, è vero, una diminuzione della quantità, ma allo stesso tempo significa una concentrazione delle sostanze nutritive, quindi meno uva però più di qualità, tanto che i vini prodotti da questi vigneti sono sicuramente spesso di qualità maggiore e hanno anche un prezzo maggiore. Ora, i disciplinari non parlano mai dell'età della vigna, quindi è molto difficile capire cosa significa vite vecchie. In Francia, ad esempio, si utilizza il termine vieilles vignes, che è spesso utilizzato nelle vigne e nelle etichette, anche se non c'è, come vi dicevo, una regolamentazione. Però, diciamo, bisogna intendersi che il vino è ottenuto da viti che hanno almeno 40 anni. Questo è il ciclo vitale della vite, però ogni anno la vite chiaramente ha un suo ciclo annuale, che porterà annualmente alla produzione dei grappoli, e questo ciclo si suddivide in due sottocicli. Il primo viene chiamato sottociclo vegetativo e riguarda gli organi non riproduttivi della pianta. L'altro invece è chiamato sottociclo produttivo, e coinvolge gli organi riproduttivi della pianta, quindi gli acini fondamentalmente è la formazione del grappolo. Questi due sottocicli si ripetono annualmente in mesi differenti, però da un punto di vista didattico possiamo dire che il sottociclo vegetativo comincia ad inizio marzo, quindi col primo caldo, con la prima fase che viene chiamato pianto della vite. Il pianto della vite è molto suggestivo perché viene chiamato pianto, perché in realtà dai tralci che sono stati potati durante i mesi invernali fuoriesce gocciolando della linfa. Questo vuol dire che linfa acqua, quindi questo vuol dire che la pianta si sta risvegliando e quindi riprende l'attività. Qualche settimana dopo il pianto, grosso modo quindi tra marzo e aprile, si verifica la seconda fase di questo sottociclo, che viene chiamato germogliamento, quindi semplicemente si cominciano ad aprire, cominciano a nascere, aprire e svilupparsi delle gemme, le gemme crescono e l'accrescimento porta lo sviluppo vegetativo nella fase finale. La fase continua del germogliamento, quindi la crescita dei germogli continua fino alla stagione estiva. Ad agosto c'è la fase chiamata agostamento, in cui invece parliamo, agostamento vuol dire maturazione e lignificazione dei tralci, quindi i tralci cominciano ad assumere un colore marrone, una consistenza legnosa, comincia a comparire la corteccia, come dicevo, anche lui stesso lo dice chiaramente. Questa fase si colloca normalmente nel mese di agosto. E infine, nel mese di novembre-dicembre, abbiamo la fase della defogliazione, quindi vabbè, niente da aggiungere, vuol dire che la vite va in riposo invernale, perdendo tutte le foglie. Passiamo invece al secondo sottociclo, quello che abbiamo definito sottociclo produttivo. Perché? Perché coinvolge gli organi riproduttivi a inizio a maggio-giugno con la fioritura, successivamente diciamo inizio di luglio, poi è chiaro dipende molto dalle zone e anche dal vitigno. C'è la seconda fase chiamata allegagione, in cui c'è i fiori che sono stati fecondati, danno vita agli acini, quindi appunto l'allegagione altro non è che la creazione degli acini. Non sempre i fiori sono tutti fecondati, in alcuni casi alcuni fiori possono non raggiungere uno sviluppo completo e quindi possono creare degli acini senza vinaccioli o acini che non maturano, quindi che rimangono verdi, perché vuol dire che non sono stati fecondati e che quindi non potranno essere usati per la vinificazione. Questo fenomeno prende il nome di acinellatura. Nel mese di settembre c'è l'invaiatura, che vuol dire inizio della maturazione, quindi gli acini cambiano di colore, aumentano di volume, da verdi diventano rossoneri, a seconda chiaramente delle varietà,
oppure nei vitigni a bacca bianca diventano più trasparenti, assumono un colore tendente al giallo-verde, ma questi cicli chiaramente ci fanno capire che il sottociclo produttivo in particolar modo porterà alla maturazione dell'uva. Ma la domanda che ci si può porre è quando effettivamente l'uva è matura, come funziona la maturazione dell'uva, quando è il momento migliore per raccogliere l'uva. La domanda può sembrare molto semplice, ma la risposta non lo è altrettanto, perché in enologia esistono vari tipi di maturazione. Principalmente abbiamo tre tipi di maturazione: la maturazione definita tecnologica, la maturazione fenolica e la maturazione aromatica, che riguardano cose differenti. La maturazione tecnologica riguarda il rapporto tra zuccheri e acidi, quella fenolica invece, vale soprattutto per i vini a bacca rossa, riguarda la concentrazione di sostanze fenoliche, come dice il nome stesso dell'uva, e infine la maturazione aromatica, che riguarda alcuni vitigni aromatici tipo Gewürztraminer, Breghetto, Malvasie, riguarda la concentrazione appunto delle sostanze aromatiche. Maturazione tecnologica. Maturazione tecnologica, vi dicevo poc'anzi, riguarda il rapporto tra zuccheri e acidi, perché col passare del tempo all'interno dell'acino, in particolar modo polpa dell'acino, si comincia ad osservare una riduzione dell'acidità, gli acidi cominciano quindi a ridursi, allo stesso tempo gli zuccheri aumentano. Quando parliamo di zuccheri parliamo di fruttosio e glucosio, e a maturazione nell'uva è presente una quantità simile, molto simile tra glucosio e fruttosio, diciamo grossolanamente 50% di glucosio e 50% di fruttosio. Questa è una particolarità perché in tutti gli altri frutti è il fruttosio, come dice il nome stesso, è lo zucchero principale e ci sono tracce o comunque percentuali più basse di glucosio. Nel caso dell'uva invece c'è una quantità molto alta, pari al 50% di glucosio, tanto che spesso, anche erroneamente, diciamo, il glucosio viene definito zucchero d'uva proprio perché ce n'è una quantità molto alta. Il glucosio è facilmente trasformabile dai lieviti in alcol attraverso appunto la fermentazione alcolica, e quindi bisogna stare molto attenti perché a causa dell'alta concentrazione, dell'alta percentuale di glucosio, i lieviti indigeni, cioè quei lieviti che si trovano sulla buccia dell'acino, possono facilmente instaurare delle fermentazioni spontanee in seguito anche a minima rottura dell'acino. Per quanto riguarda invece gli acidi si riducono col passare del tempo, si riduce l'acido tartarico e l'acido malico, principalmente l'acido malico, e questo diciamo è un bene, o meglio, la cosa importante è che resti l'acido tartarico, perché è l'acido più importante, fondamentale nel determinare l'acidità del mosto. Quindi la maturazione tecnologica prende in considerazione la concentrazione e il rapporto tra zuccheri e acidi, e quando si raggiunge la maturazione tecnologica, l'enologo può decidere o meno se cominciare la raccolta dell'uva. Perché effettivamente non dipende solo da questo la maturazione, ma dipende, come abbiamo visto precedentemente, anche da altri fattori, anche dalla concentrazione delle sostanze fenoliche nella buccia, ad esempio. La maturazione fenolica invece prende in considerazione i fenoli, come dice il nome stesso, quindi, o meglio, le sostanze fenoliche, come dice il nome stesso, quindi i tannini, che si trovano principalmente nelle bucce, ma anche nei vinaccioli, e gli antociani, che invece si trovano nelle bucce e che sono responsabili nei vitigni a bacca rossa, sono responsabili della colorazione della bacca e successivamente della colorazione del vino. Quindi col passare del tempo gli antociani tendono ad aumentare fino a quando si raggiunge la maturazione assoluta, poi pian piano invece diminuiscono, e i tannini tendono a quelli della buccia ad aumentare, e questo è un bene perché sono, passatemi il termine, qualitativamente superiori rispetto a quelli invece dei vinaccioli,
sono più aspri, più spigolosi, più difficili da gestire, che invece man mano tendono a ridursi. Quindi, una volta raggiunta la maturazione fenolica, avremo la quantità giusta di antociani che darà un bel colore al vino e la quantità giusta di tannini che permetterà, è chiaro che dipende dal vigno, che comunque permetterà anche un invecchiamento del vino. L'ottimale sarebbe raggiungere la maturazione tecnologica insieme a quella fenolica, ma questo non è sempre fattibile, anzi è sempre molto complesso. Per non parlare poi dei vitigni di tipo aromatico, in cui anche la maturazione aromatica ha un ruolo. La maturazione aromatica riguarda la concentrazione delle sostanze aromatiche che tendono pian piano ad accumularsi nelle bucce per poi diminuire se la maturazione viene prolungata. Quindi bisogna trovare il punto giusto in cui c'è un accumulo di sostanze aromatiche importanti. Anche in questo caso è chiaro, l'enologo dovrà considerare la maturazione tecnologica, eventualmente anche quella fenolica, anche quella aromatica, e quindi ricercare il giusto compromesso. L'ultimo punto del primo video è quello relativo ai problemi della vite. Abbiamo visto che i parassiti più pericolosi per la vite sono i parassiti fungini. Quindi lo oidio, ne abbiamo già parlato all'inizio. Gli altri parassiti fungini sono la peronospora, che è provocata dal fungo Plasmopara viticola, porta alla formazione di macchie gialle sulle foglie, con eventualmente muffa bianca nella pagina inferiore della foglia, e gli acini che vengono colpiti si disseccano facilmente, diventano di colore bruno, chiaramente non possono essere utilizzati per la vinificazione. Il rame è il principio attivo che viene maggiormente utilizzato contro la peronospora della vite. Abbiamo parlato dell'oidio, l'ultimo parassito fungino importante da tenere a mente è la Botrytis cinerea, o semplicemente chiamata botrite. Si tratta di un fungo che può colpire i germogli, i boccioli, gli acini, penetra attraverso le ferite della pianta e può portare a marciume, tanto che viene anche chiamato marciume grigio. Soprattutto se si verifica in corrispondenza della maturazione, in presenza di determinate condizioni, ad esempio quando c'è troppa umidità, un elevato grado di umidità atmosferica, l'infezione porta alla distruzione del raccolto. In alcuni casi, invece, la Botrytis cinerea diventa una vera e propria muffa nobile. Si verifica soprattutto in quei climi più caldi e più secchi, in cui invece l'attacco del fungo non è totale, ma è parziale, e l'attacco porta a in pratica crea un appassimento dell'acino e quindi crea una sorta di incremento del grado zuccherino dell'uva, però non la danneggia eccessivamente. Questo tipo di grappoli può essere raccolto, può essere vinificato e porta a dei vini particolari, sono dei vini appassiti, che vengono definiti anche come vini botritizzati o più semplicemente conosciuti col nome di vini muffati. Per questo video è tutto, spero di essere stato abbastanza chiaro. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, fammi sapere se vuoi approfondire qualcos'altro, così possiamo preparare eventualmente un nuovo video. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento o lascia pure un like. Se non sei ancora iscritto al canale, ti chiedo nuovamente di iscriverti, basta semplicemente cliccare in basso a destra sull'icona in basso a destra. Ciao e a presto per il prossimo video.